Buongiorno ben ritrovati con la nostra edicola. Partiamo dalle certezze, dallo sport. Vi, vi, vi mostro la prima pagina del Corriere dello Sport, ovviamente incentrata su quello che è accaduto ieri, la vittoria del Napoli. Il Napoli batte il Milan 2-0 e sgomma in classifica con Lukaku, il titolo con tutta evidenza che richiama al nome di battesimo del bomber che Dopo 5 minuti è riuscito a metterla in porta, Conte fa il vuoto più 7 sull'Inter e addirittura più 8 sulla eh, Juventus. Il belga ha aperto la, eh, la partita eh, con il suo sesto gol fatto al Milan, poi ci ha pensato a chiuderla. Fa a Schelia che ha gelato San Siro. Eh, quella del Napoli è la quinta vittoria di fila, settimo clean sheet in dieci partite eh, il commento del tecnico Antonio, gruppo formidabile De dell'Aurentis bravi tutti Domenico, eh, Domenica c'è cioè Gaspe, diamo uno sguardo alle pagine interne sempre allestite in modo impeccabile graficamente dal Corriere dello Sport vincere è l'unica cosa che conta questo è un gioco di parole per richiamare al Napoli, alla sua vittoria e al merito e alla bravura del tecnico. Il Napoli infila questo l'occhiello, il Napoli infila il settimo clinchit e ora farà fatica a nascondersi per lo scudetto, annullata una rete ammorata per fuorigioco. E poi qui i dettagli del, del, della partita. Con i rilievi tecnici Conte, Orgoglio Napoli, un'altra speculare. Eh, non ci nascondiamo più. Eh, finalmente è uscito allo scoperto il tecnico del Napoli. Eh, che mh, praticamente ammette che la sua formazione lotterà eh, per essere fino in fondo eh, capolista in Serie A e quindi. A giudicarsi lo scudetto. La legge di Lukaku, eh, perché eh, lui riesce sempre a, a segnare contro i, i diavoli, spallata al Milan, forza, astuzia e freddezza, ma anche tante sponde e rincorse in attesa della condizione migliore. Sul, uh, Sull'incontro che c'è stato ieri, e questa. Questo esito positivo della gara del Napoli, noi abbiamo anche il commento tecnico dell'uomo che sussurra ai tifosi, ovvero il nostro Angelo Giuliani. Il Napoli vince ancora, superato l'esame San Siro, superata la prova del 9 contro il Milan, battuto 2-0, la squadra di Conte allunga in classifica a quota 25 e ora toccherà rispondere alle avversarie a Inter e Juventus. Intanto gli azzurri si godono questo privato rafforzato vincono il primo scontro diretto della stagione dopo il pareggio a Torino con la Juve 0-0, partita subito in discesa dopo 5 minuti è stato Lukaku a sbloccarla, poi al tramonto del primo tempo il raddoppio con un gran gol di Kvaratskhelia nel momento migliore del Milan che stava prevedendo della sua reazione per pareggiare lo svantaggio. Ad inizio ripresa, annullato dal VAR per fuorigioco un gol di morata. Da lì in avanti il Napoli ha gestito senza particolari difficoltà. Eh, anche le sfuriate sono state ben contenute di Leao e Pulisic, che pure Fonseca aveva inserito al quarto d'ora del secondo tempo per provare a raddrizzare la partita. Il Napoli si conferma una difesa bunker, sono 18 i gol fatti, appena 5 quelli subiti al letto dei tre gol incassati all'esordio a Verona, al Bentegodi, in quella maledetta sconfitta e sciagurata sconfitta 3-0 contro gli Scaligeri, il Napoli nelle restanti nove partite ha subito appena due gol, uno dal Parma peraltro sul calcio di rigore ed uno dal Como, 5 gol subiti, una difesa Bunker, una squadra che sta ritrovando anche i gol di Lukaku e Kvarascheglia. E come detto, ora toccherà rispondere alle altre. Ma la testa del Napoli è già a domenica 12.30 l'Atalanta, poi il 10 novembre si tornerà a San Silo per un altro scontro diretto contro l'Inter. Bene. Grazie Angelo per questo commento tecnico molto puntuale e noi dobbiamo tornare ai fatti, ai fatti della politica. Vi mostro la prima pagina del Corriere della Sera che eh, apre sull'esito del voto in Liguria, in Liguria che agita la sinistra. I giudici di Bologna rimpatri alla Corte Ua, UE, la Germania nazista sarebbe un paese eh, sicuro. il dei 5 Stelle, le critiche a Schlein sulle alleanze. L'attacco di Grillo eh, si muore traditi dalle pecore. In pratica, questo titolo di apertura riassume tre aspetti che hanno caratterizzato la giornata di ieri: ovvero l'ulteriore decisione dei giudici sul, sul decreto licenziato dal governo che definiva meglio i paesi i cosiddetti sicuri, eh, l'attacco di Grillo a Conte che eh, ha avuto un risultato pessimo in Liguria e eh, la necessità per il Partito Democratico di trovare attorno a sé una coalizione eh, che lo sottragga da dall'essere il primo partito in una regione, ma di non ritrovarsi a poterla governare perché non ha i numeri. E del Corriere della Sera vi mostro il, questa fotonotizia di centro. Uh, il dramma, appunto, l'addio alla 19enne azzurra, lo sport in lutto, il post di Goggia, Matilde, la 19enne, eh, 19enne eh, sciatrice, Matilda, la morte sugli sci, il padre, ora piste più sicure. Era un talento sicuro e, e sarebbe risultata tra le più forti nel super gigante. Eh, anche tra i, i campioni i junior. Eh, vi mostro Repubblica che eh, decide di aprire, dare al titolo più evidente eh, come contenuto l'inchiesta di Milano, della direzione distrettuale di Milano eh, sul dossieraggio, spie per gli stranieri scoperto il libro mastro con le tariffe tra i clienti della banda degli, degli hacker gli 007 di Israele e di altri stati, questo è un aspetto davvero inquietante. Nell'archivio anche dati riservati sottratti a ENI, bucata l'agenzia governativa per la cyber sicurezza. Tensione tra i ministri rinviata la stretta sui crimini in anche qui di centro l'addio a Matilde e poi in apertura eh, Schlein, il PD, primo partito, ora serve la coalizione. Diamo uno, uno sguardo alle pagine interne del, del quotidiano La Repubblica eh, che si concentra sulle regionali, appunto scatta l'allarme Umbria, Conte Orenzi, questo è il dubbio che dovrebbe sciogliere il nudo, che dovrebbe sciogliere la Schlein, visto che gli altri alleati mal tollerano la presenza di... Di Renzi e Conte e Renzi non andranno mai più d'accordo dopo quello che è successo al governo Conte, grazie all'intervento di Renzi che lo fece cadere e poi eh, andò al governo Draghi. Schlein, puntiamo a essere primo partito in tutta Italia, servono alleati solidi. Eh, il problema è capire l'evoluzione all'interno dei 5 Stelle e intercettarli intercettare questa evoluzione prima che poi si consumino eh, disastri, il giorno più buio e Grillo attacca ancora traditi eh, dalle pecore. Questo intervento che ha fatto video, un videomessaggio che ha fatto Grillo dando della pecora a Conte, eh, molto discutibile come intervento di uno che per i 5 Stelle continua, nonostante non sia in rinnovo ma non è ancora scaduto prende dai 5 stelle 300 mila euro all'anno per fare buona comunicazione bucci userò il mio tempo per fare il meglio che posso ai liguri non interessa la discontinuità con toti quindi conferma in pieno della politica che poi ha portato all'estromissione tra virgolette giudiziaria dell'allora presidente della regione ligure. Eh, e qui c'è eh, la speculare che si concentra molto eh, su ciò che sta accadendo, eh, le, i particolari che emergono da questa inchiesta mostro, il libro mastro di Iqualights, ecco le aziende che pagavano per spiare i loro manager, eh, dossier che venivano pagati anche 100-200 mila euro a dossier, non solo... Eni e Barilla hanno utilizzato questa agenzia. Ci sono, eh, ci sono tracce di versamenti da parte di Erg, Exilva e è nel record: un milione da Fenice. Per i PM intorno alla banda c'era una cintura istituzionale che generava un senso di impunità e poi qui c'è l'aspetto. Particolare dei contatti con il Mossad, Mossad eh, sarebbero i servizi segreti israeliani, e i dati passati al Vaticano. Aiutiamo la Chiesa contro la Russia o no? Era il dubbio che eh, si facevano venire eh, gli agenti segreti. Eh, che eh, passavano eh, dossier ai grandi gruppi. Eh, la tensione tra i ministri sulla cybersicurezza, così il decreto sparisce. E dopo che mh, diamo uno sguardo rapido a, a ciò che sta. Accadendo in America gli ultimi comizi e le accuse tra Harris che sfida Trump eh, tra pochi giorni il, il voto, eh, c'è questo particolare eh, della fuga di lettori dal Post, il Washington Post e ieri Bezos. Eh, il nuovo proprietario del Washington Post praticamente ha eh, imposto che il giornale non si schierasse a pochi giorni dal, dal voto in America, eh, così come accadeva da almeno 30 anni, eh, subito dopo lo scandalo del Watergate. Ehm, il Washington Post puntualmente ogni anno si schierava, eh, faceva un fondo di endorsement per eh, dire ai, ai propri lettori: eh, guardate, noi sosteniamo, eh, ed era puntualmente un eh, candidato democratico, Bezos ha detto eh, no, questo, questa volta non ci schieriamo. In questo modo tendendo una mano. A, a Trump. Il problema è che il, il giorno dopo questa imposizione eh, su, eh, hanno annullato, cancellato il proprio abbonamento eh, 200.000 eh, eh, lettori fedeli del, del Washington Post, eh, e qui andrebbe eh, riesumato eh, il vecchio detto la vecchia e sacra definizione che fece Enzo Biaggi dei giornali eh, che devono essere come lampadine che consumano se stessi per illuminare gli altri e non delle lenti che si indossano per capire la realtà perché le lenti in qualche modo quella realtà in ogni caso la deformano in modo positivo, alcune volte in modo negativo molto spesso. Quindi i giornali dovrebbero solo illuminare i propri lettori e non condizionarli nel loro cammino verso la comprensione dei fatti. Chiudo con Repubblica eh, mostrandovi L'ennesimo bombardamento che c'è stato a Gaza, nel nord di Gaza, è una nuova strage di bimbi e profughi. Avanza il negoziato per la pace in Libano a, a Bella l'IDF, eh, l'Israelian Defense Forces, distrugge una palazzina rifugio di diverse famiglie. EU, eh, Stati Uniti e Unione Europea protestano con Netanyahu, ma come stiamo vedendo in questi mesi, Netanyahu di ciò che pensano gli altri eh, importa davvero poco. Eh, da eh, Repubblica vi mostro la prima pagina. Della stampa, eh, paesi sicuri. Ecco, questo è l'altro aspetto legato al centro in Albania: paesi sicuri, lite tra eh, toghe e governo, spioni, incontri con Mossad e dossier per la Chiesa. Pene più alte agli hacker, la premier Ferma Salvini. Che come al solito stava partendo lancia in resta per cavalcare la notizia del momento, ovvero eh, quella dei dossieraggi. Eh, anche, anche la stampa ci offre in queste due eh, fotonotizie eh, gli elementi che arrivano da, dall'estero. Eh, lo scontro in atto eh, per l'elezione del presidente eh, degli Stati Uniti e la guerra in Medio Oriente, Agonia, Gaza, nuova strage di bambini, popolazione alla, alla fame. Eh, poi adesso eh, ci tocca dare uno sguardo ai giornali di centrodestra eh, perché eh, è anche giusto dare una visione di ciò che loro sostengono, i giudici. Eccola la visione, eh, i giudici sabotano i rimpatri, un altro scontro con il governo, i magistrati rinviano il decreto Paesi sicuri alla Corte UE e citano Hitler, spunta un manuale dei giuristi per boicottare i centri in Albania. Eh, e poi c'è questa particolarità che oramai eh, sta rendendo questo caso... Come una telenovela, oppure per dirla eh, dalle nostre parti una macchietta, la perizia su San Giuliano: danni psichici dalla boccia. L'allora ministro avrebbe subito, oltre eh, a cose abbastanza eh, pesanti nel loro rapporto, eh, ovvero questo. questo questa ferita che lui si è ritrovato dopo un litigio sulla fronte eh, avrebbe subito anche danni psicologici da questa sua frequentazione con questa, eh, questa venente signora. Eh, dal giornale passiamo al libero e eh, il libero. Eh, titola tutta pagina il PD perde e festeggia contenti loro eh, democratici compagnia in estasi per il voto di lista ovvero quello che consegna il partito democratico primo in Liguria ma senza la possibilità di poterla gestire, siamo cresciuti rispetto alle europee e parte il coro delle scuse dall'astensione agli ultrati Scaiola mentre tra i 5 Stelle e FID come abbiamo visto eh, il videomessaggio di Grillo contro Conte definito una pecora e qui eh, nella fotonotizia al centro la polemica, le toghe, la Germania nazista era paese sicuro, si chiedono, e nuovo assalto dei giudici al decreto Albania, al decreto che dovrebbe permettere alla Marina, all'apparato del Ministero dell'Interno di trasferire immediatamente dopo averli soccorsi in mare gli immigrati che non fanno parte del, dell'elenco dei paesi con cui ci sono rapporti e quindi c'è la possibilità del loro rimpatrio, trasferire questi immigrati nel centro di detenzione allestito in Albania. Ed ecco fin qui le cronache relative alle prime pagine che ci raccontano a livello nazionale la giornata e passiamo alla, ai fatti della, della nostra regione con il mattino di Napoli, la grande bellezza ritrovata. Qui si tratta di eh, migliaia di reperti che i carabinieri sono riusciti a recuperare e che quindi avranno eh, di nuovo una collocazione, una visibilità all'interno delle strutture museali della nostra regione. Come fotonotizia, eh, ve la ingrandisco ma non sarà di qualità eccellente, eh, c'è questa iniziativa eh, di Elodie e D'Alessio. Con doni che hanno portato al Santo Bono. Eh, vediamo: Repubblica cosa, cosa ci consegna. Turismo, centro storico invaso, serve una. Eh, legge nazionale, nella eh, fotonotizia, gli azzurri che hanno espugnato San Siro eh, e qui di apertura Bagnoli Futura. Tutti assolti. Questo è un processo che doveva eh, essere un discrimine tra quello che era stato fatto e quello che invece era stato truffato per la bonifica di Bagnoli. E incredibilmente, eh, per la seconda volta, eh, cade. Eh, ancora una volta l'accusa di disastro colposo, ovvero della mancata bonifica di Bagnoli, nonostante le centinaia di milioni di Euro fin qui impegnati con fondi pubblici. E qui c'è questa eh, speculare del, dell'incontro a distanza che c'è stato tra Manfredi che Definisce il turismo una, risolta, una risorsa, ma va regolamentato. E, e l'affondo di De Luca sui musei. Schmidt a Capodimonte, eh, direttore, a mezzo servizio, perché eh, si è candidato e quindi ha abbandonato Napoli per lunghi mesi. Barbieri, Capodichino crescerà ancora e Salerno: il, dice, il riferimento all'aeroporto Costa d'Amalfi è già arrivato a quota 100.000. Passerei all'altro quotidiano eh, napoletano che è il Roma, eh, punta decisamente il Roma su questa eh, vittoria e primato solitario del Napoli, sempre, eh, sempre più primi eh, segnano Lucaco e Quaraschelia. Il Napoli batte il Milan e allunga sulle inseguitrici. Poi c'è tutta una serie di eh, commenti, tra i quali anche quello di Mimmo Carratelli, uh, eh, il quotidiano Cronache di Napoli, eh, come mh, di tradizione eh, si occupa di Clan, ma quando ci sono questi eh, exploit eh, calcistici abbandona decisamente la propria linea rigorosamente di. Eh, Raccontare eh, ciò che accade all'interno dei clan e si dedica al, anche eh, il Cronaca di Napoli legittimamente alla vittoria del Napoli spallata scudetto a, a San Siro. E, e qui la fotonotizia, ha intercettato bene agume cioè politico: il flop del campo largo aiuta De Luca a riprendersi il PD perché. Eh, un, uno scontro con De Luca porterebbe sicuramente alla sconfitta e alla perdita di un'altra regione italiana. Eh, vi mostro la città di Salerno, perché eh, dalla città di Salerno e dalla cronaca di Salerno arriva questo orrore scoperto all'interno di una casa di riposo. questa è la città di Salerno, Uh, uh, orrore scoperto all'interno di una casa dei, eh, di riposo uh, ci sono stati degli arresti, uh, delle denunce. L'inchiesta è partita dai NAS, meno male che esistono i NAS e in seguito a controlli avvenuti all'interno dell'istituto europeo della terza età Cappella è stato addirittura arrestato Sante Sica e molti operatori sono stati sospesi. Cosa accadeva in questa casa di riposo? Praticamente i... i, i i pensionati, gli anziani che erano ospitati, praticamente venivano legati eh, o sulle sedie a rotelle eh, oppure eh, abbandonati nei loro letti eh, anche per giornate intere. Eh, al con eh, intrisi, letti intrisi di urina e, e gli anziani sulle sedie a rotelle eh, spesso venivano eh, malmenati brutalmente eh, con zero apparenti motivi, eh, solo perché dovevano stare zitti e non dare fastidio a questi operatori che tutto eh, avrebbero dovuto fare nella vita più eh, eh, furché eh, prestare servizio in una struttura che eh, chiede molta, molta assistenza e molta, eh, de un dedicarsi a queste persone che hanno eh, difficoltà. Invece è meno male che i NAS hanno eh, effettuato questa ispezione e scoperto queste eh, orribili cose che accadevano. Bersagliera, questa è la eh, fotonotizia del, dedicata al pareggio della Salernitana contro il Cesena. Bersagliera, gra, eh, gran cuore in 10 pari e un punto. Eh, diamo uno sguardo alle cronache di Caserta, eh, l'aeroporto, lo sprint degli industriali. La cronaca di Caserta sta spingendo moltissimo per eh, la realizzazione di, eh, di questa eh, svolta logistica per i trasporti nel sud Italia. De Vizia si rivolge al governo sull'autonomia differenziata. Bisogna dialogare. Il presidente di Compindustria, eh, voli in aumento, Grazzanise e Ponte Cagnano possono coesistere, ovvero Grazzanise andrebbe incentivato come eh, realizzazione di struttura. Eh, prima di lasciarvi, darei un ultimo. Un ultimo sguardo a un fatto che ci viene dalla, eh, dalla provincia, da Avellino, eh, lo stadio titola eh, il quotidiano Il Mattino. Svolta per il Partenio, eh, dopo un vertice tra la sindaca Nargi e l'archistar Zavanella, eh, ci sarebbe il via libera al progetto e quindi eh, adesso si può mettere mano alla conferenza dei servizi in regione. Eh, non a caso, mh, lo stadio Partenio sarà affidato al, all'imprenditore D'Agostino presidente pro tempore del, della squadra dell'Avellino, eh, D'Agostino, sponsor eh, per diverse le consigliature dell'allora sindaco Festa e spesso eh, insieme, visti al Partenio, a seguire gli incontri di calcio. Quindi eh, questo stadio, questa svolta per il Partenio, un affidamento di 90 anni. Che viene fatto, viene confermata in pratica. Tento di eh, spiegarvi la linea imposta da Gianluca Festa e Nargi. La sindaca Nargi ha seguito questo ITER che ora dovrebbe essere eh, portato alla valutazione della conferenza dei servizi in regione Campania. Con eh, questa. Notizia, io vi saluto, ci vediamo domani, saluto in regia il collega Fenizia, arrivederci.